Quando l'ho visto, cerchiamo di vedere le due stanti da formazione. Questa è una bella realizzazione. Ciao. Buongiorno a tutti, un saluto particolare alle autorità che sono intervenute, al signor prefetto, al console per gli affari politici ed economici degli Stati Uniti Michael Kidwell, che salutiamo, che è in visita qua oggi a Lodi. Un saluto a tutte le autorità che ci onorano con la loro presenza quest'oggi. Per noi è molto importante questa presenza perché dà il senso di una condivisione del lavoro che è stato svolto in relazione a ciò che andiamo a inaugurare. Siamo due amministrazioni, l'amministrazione comunale di Lodi e l'amministrazione provinciale, e insieme abbiamo voluto, in relazione anche alle prospettive del dibattito che in sede nazionale è stato sviluppato in questi anni, dare il senso di un lavoro comune sul tema della polizia locale. Abbiamo deciso di trasformare delle nostre esigenze, l'esigenza del corpo della polizia locale di Lodi e l'esigenza del corpo di polizia provinciale di dotarsi di nuove sedi, e l'abbiamo deciso di risolvere questo problema trasformandolo insieme in un'opportunità, cioè andando a riqualificare, a recuperare uno spazio storico di questa città, perché è lo spazio in cui per tanti anni hanno prestato il loro servizio generoso e apprezzato dalla popolazione i vigili del fuoco, il corpo dei vigili del fuoco di Lodi, che si è trasferito alcuni anni fa nella nuova caserma in fregio alla tangenziale di Lodi, e abbiamo recuperato questo spazio che è davvero storia di questa città, storia di chi in questa città ci ha abitato, in chi ci ha vissuto. Io abitavo a poche decine di metri di distanza, dall'altra parte della strada in via Marco Polo abitava mia nonna, quindi insomma su questa direttrice mi sono più volte recato tutti i giorni, quando ero un bambino e poi un ragazzo. Però davvero uno spazio della città che è stato recuperato, è stato custodito, è stato mantenuto nella sua connotazione urbanistica ed è stato restituito alla città per farlo diventare sede del corpo della polizia locale di Lodi e sede del corpo della polizia provinciale. Di questa collaborazione voglio ringraziare innanzitutto il presidente della provincia, che ha accolto, che è proprietario dell'immobile, cioè la provincia è la proprietà dell'immobile, che ha colto questa esigenza e insieme a noi ha lavorato perché appunto questo obiettivo potesse essere conseguito. Credo che consegniamo ai nostri agenti degli spazi belli, degli spazi funzionali, che saranno via via abitati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come il corpo della polizia locale di Lodi completerà il proprio trasferimento entro il mese di settembre. Abbiamo alcuni passaggi tecnici che dobbiamo presidiare ad affrontare, si è stati impegnati in questa fase nell'avvio del controllo della ZTL attraverso le telecamere e i sistemi ad essi connessi, e quindi abbiamo deciso di realizzare questo trasferimento in tempi graduali, con una certa gradualità. Entro settembre ci trasferiremo complessivamente in questi spazi, ma già il corpo della polizia provinciale è già insediato e opererà qui. Credo che sia bello anche questo messaggio che viene consegnato alla consapevolezza della nostra cittadinanza con questa scelta, cioè il mettere insieme i due corpi di polizia locale, farli collaborare insieme, costruire sinergie, costruire economie
e poter rispondere in questo modo in maniera più efficace alle esigenze del nostro territorio. Io sono molto contento che ci siano qui tante persone, tante autorità, consentitemi di essere molto contento di vedere qui anche tanti vigili urbani che sono stati collocati a riposo in questi anni, a partire dal comandante Gianfranco Colombi, che eccolo là nel fondo che vedo. Attraverso di lui, attraverso tutti i vigili urbani che sono qui presenti in pensione, il ringraziamento a chi in questi degli anni di storia di questa città ha prestato questo servizio così importante, a volte vituperato, ma così importante che i vigili urbani svolgono come punto di riferimento per i cittadini delle nostre comunità, a loro davvero il mio ringraziamento e anche una promessa in politica, sono credenti, un impegno, che è quello che all'AVUL, cioè l'Associazione dei Vigili Urbani Lodigiani, consegneremo anche qui entro il mese di settembre uno spazio in questa struttura perché questa realtà, questa associazione possa essere qui ospitata, per farla sentire davvero la casa della polizia locale della nostra città e del nostro territorio. Credo che dare ospitalità insieme a questa esigenza sia il modo migliore per testimoniare l'attenzione verso l'attività del corpo di polizia locale, ma sia anche il modo migliore per testimoniare che attraverso la collaborazione tra le istituzioni si possono raggiungere risultati importanti. E quello che oggi noi abbiamo raggiunto credo sia davvero un risultato importante che è stato conseguito grazie alla collaborazione tra l'amministrazione provinciale presieduta dal Presidente Osvaldo Pellissari e l'amministrazione comunale di Lodi. Quindi grazie per la vostra presenza e la parola al Presidente della Provincia.